Franca Minucci, scrittrice, attrice, regista, però in questo caso è vicepresidente di Astra, perché parliamo di questa iniziativa Mercarte che ha riscosso in questo fine settimana un grande successo anche per questa edizione. Sì, assolutamente sì, insomma l'Astra è un'associazione che appunto sostiene il Museo delle Genti d'Abruzzo con delle iniziative artistiche e culturali, quindi diciamo che questa di questo Mercarte è stata una delle iniziative più interessanti che mai diciamo questa associazione ha potuto pensare e creare. Non l'ha fatto questa associazione così in senso diciamo astratto, ma nella figura della Moscianesi, che è la responsabile ed è l'ideatrice di questo mercato, d'arte, perché noi siamo in uno spazio artistico, artigianale anche, perché qui lungo questi spazi, lungo queste strade, queste sale, si sviluppa la nostra storia, raccontiamo la storia delle nostre genti, e allora ci piaceva e piaceva chiaramente anche al personale Astra che questo coincidesse con un dialogo, o che riprendesse un dialogo tra antichi mestieri, antiche arti, e che si possa tutto questo approfondire per poter consegnare ai nostri futuri in qualche modo eredi una conoscenza di questa terra, un amore verso questa terra, perché sappiamo che conoscere significa amare, e allora volevamo fare questo e questo siamo riusciti a fare. Siamo con il vicepresidente Luigi Di Alberti, un'edizione che anche quest'anno ha avuto la possibilità di vedere tantissima gente. Sì, noi ringraziamo il pubblico che già dalla prima ora si è accorso numeroso a questa edizione di Mercarte, ma ringraziamo soprattutto gli operatori perché ogni anno ci danno la disponibilità e la cortesia di essere presenti e di animare questa mostra che è stata ideata dall'Astra con la curatrice Alessandra Moscianese e che consente al nostro museo intanto di avere una grande visibilità, perché io ricordo sempre che il museo non è il museo di Pescara, è a Pescara il museo delle genti d'Abruzzo, quindi è giusto che dia visibilità agli operatori di tutta la regione, come è avvenuto in questa edizione e anche nelle edizioni precedenti.